Quando la curiosità ci spinge a chiedere chi è l'uomo più ricco della Terra, viene in mente Jeff Bezos. Infatti, il fondatore di Amazon è l'uomo il cui reddito netto riesce a superare 200 miliardi di dollari. La sua fortuna non è quindi così sorprendente, ma è ancora stimabile dalle banche o da Forbes. Finché può contare sui suoi soldi, deve ancora accumularli. Tuttavia, c'è un uomo più ricco di Jeff nella storia dell'umanità. È un uomo la cui ricchezza è ineguagliabile e inconcepibile, inestimabile e non calcolabile da professionisti. Lui è Mansa Musa. Vi state chiedendo cosa ha fatto Mansa Musa, re del Mali, con la sua fortuna? Allora facciamo un viaggio indietro nel tempo fino al XIV secolo. Quindi mettetevi comodi e non dimenticate di iscrivervi al canale per altri video interessanti. Cominciamo! Luxi. Come ogni buon musulmano, il signore delle miniere di Wangara testimonia la sua gratitudine ad Allah per l'immensa ricchezza che Allah gli ha concesso, rispettando la sua presenza alla Mecca nel 1324. Una carovana di 60.000 uomini, 12.000 servi e schiavi lo elevò al dignitoso rango di re. Per evitare che soffrisse da solo sotto il sole cocente del deserto, si misero tutti al suo servizio prendendosi cura dei cavalli e delle borse. A differenza di alcuni ricchi del suo rango, rivestiti dell'armatura dell'orgoglio e dell'egoismo dell'avidità, il conquistatore di Ghanata è piuttosto generoso. Non esita ad offrire le sue ricchezze in ogni città che attraversa. Non è sorprendente che nelle mani dei suoi schiavi si trovino bastoni d'oro di 3.000 libbre e che le schiave indossino abiti che, rispetto ai comuni vestiti degli schiavi, rasentano il lusso. Ma non è tutto. Musa ha 80 cammelli che trasportano ciascuno 300 libbre di polvere d'oro, che vale quasi 30.000 libbre d'oro. Nessuno nella storia dei musulmani aveva fatto un tale viaggio alla Mecca con quasi 12,75 tonnellate d'oro. In assenza di un veicolo volante nel XIV secolo, il re del Mali non aveva altra scelta che fare il viaggio alla Mecca a piedi. Durante il suo soggiorno al Cairo, il sultano al-Nasir insistette per avere Musa nel suo paese, anche solo per un breve periodo. Non essendo orgoglioso, Musa accettò e passò 3 mesi nel palazzo del Cairo, contribuendo alle spese quotidiane con la sua fortuna. Il signore delle miniere vi trascorse un piacevole soggiorno, godendosi le ricchezze del suo rango. Ha lasciato un segno considerevole del suo tempo passato al Cairo, con la sua generosità nel lasciare una quantità considerevole di oro. Questo ha spinto l'economia egiziana. Infatti, lasciò un'enorme quantità d'oro al Cairo, al punto che il valore dell'oro si svalutò significativamente e l'Egitto impiegò 12 anni per riprendersi. Al suo ritorno in Mali, portò con sé artisti, poeti, accademici e architetti per sviluppare il suo paese. Moschee, università e palazzi sono i frutti del suo seme. Quando si cerca la moschea più grande del mondo, il Mali non è da meno, grazie alla moschea Dinga Reibozer. Dopo aver magnificato Allah, Moussa non ha dimenticato l'importanza di educare i figli del Mali. Ha realizzato questo desiderio costruendo l'università Sankore. Tuttavia, spendeva poco per se stesso, ma la stravaganza dei suoi palazzi sembrava ingannare. È ovvio che l'oro non può mancare nella decorazione di aule di tribunale, ville e palazzi. Il suo palazzo privato comprende camere, camerini e sale in oro. Purtroppo il conquistatore del Granata si è ritirato qualche tempo dopo il suo ritorno dalla Mecca. Cosa ne pensate dell'uomo più ricco di tutti i tempi? Pensi che un altro uomo potrebbe essere ricco come lui? Raccontaci tutto nella sezione dei commenti. E se ti è piaciuto il video, non dimenticare di dare un pollice in blu in alto. È sempre un piacere. Abbiate cura di voi e a presto. Try my best to make you feel alright.